100. E a Novara si sono confrontati provincia, comune e Corecom, l'organismo che si occupa delle controversie fra utenti ed operatori della comunicazione. Paolo Fumagalli. Scopo dell'incontro è far conoscere meglio il Corecom, uno strumento gratuito per risolvere le controversie in molti campi del settore comunicazione. L'obiettivo è riaprire anche a Novara uno sportello dove gli utenti possono presentare segnalazioni e reclami. Corecom si occupa delle controversie tra gli utenti e la telefonia per i campi elettromagnetici e per quanto riguarda anche la gestione proprio della salute e delle segnalazioni presso la RAI. Noi auspichiamo che questo sportello si possa riaprire. Il 72% delle richieste di conciliazione riguarda la provincia di Torino e solo il 28% arriva dalle altre province piemontesi. Cosa vuol dire? Che i torinesi sono forse più litigiosi? No, probabilmente questo non è, ma semplicemente è compito del Corecom portare direttamente ai cittadini di ciascuna provincia i servizi e far capire che questi sono presenti, gratuiti e importanti. Nella provincia di Novara nel corso del 2017 abbiamo raggiunto 197 tentativi di conciliazione, però sono ancora dati che hanno bassissimi punti percentuali. In futuro il Corecom avrà incarichi di monitoraggio anche sul cyberbullismo ed è importante come i cittadini possano contattarlo facilmente. L'amministrazione comunale è molto importante questa, il Corecom, perché si tratta di uno di quegli enti intermedi grazie al quale è possibile avvicinare la cittadinanza e le persone alle istituzioni. Poliet